chiede perdono, che chiede pietà. Senti, senti. È il passo che fai, la mano che tendi, se ci credi davvero, la pace verrà. La pace si può cantare, è un sogno da realizzare, la pace si può vedere, la pace si può capire, la pace si può nutrire, è un mondo che può guarire, è il suono più dolce che risuona dentro noi. La pace si può cantare, è un sogno da realizzare, la pace si può vedere, la pace si può capire, la pace si può nutrire, è un mondo che può guarire, è il suono più dolce che risuona dentro noi. La pace si può, la pace si può. Le pupille di quest'uomo che sta al di là delle sbarre. Vedete montagne, vedete il sole, vedete la luna? Che finestre! Che finestre saranno quelle mai? Quelle lì piccole con le sbarre. Quelle con le sbarre, quelle della sua cella. Solo quello può immaginare al di là dello spazio dove sta. Solo la sua cella può immaginare e vedere. Grazie alle bambine e ai bambini, alla loro insegnante, grazie a tutti voi per essere qui. Da chi è promossa questa iniziativa? Da ATTAC, dalla Bibliomediateca, che ha organizzato la presenza e il lavoro svolto nelle scorse settimane dalle bambine e dai bambini che vedete qui, dalla Carità diocesana, che di sicuro ha qualcuno presente qui, dalla Casa dei Popoli, dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Libreria Carnevali Bookshop. Io dico pochissime parole, ringrazio molto molto sentitamente Antonio Parrilli della Comunità di Sant'Egidio, perché Antonio Parrilli, che è anche socio della Casa dei Popoli, ci ha messi in contatto con una realtà internazionale a cui non eravamo poi così affezionati. È grazie al suo impegno tenace e generoso che siamo diventati sensibili a questa giornata e a farci interpreti del bisogno di dire basta nel mondo con la pena di morte. E questo è il primo ringraziamento speciale. Possiamo fare anche un applauso, eh? Il secondo ringraziamento è per Stefano Romagnoli, perché sappiamo quante avarizie ci sono nel mondo, ma e quando incontri la generosità di Stefano, la sensibilità, la sua cultura e metti a disposizione questa parete per un intervento pittorico così significativo, è una fortuna per tutti noi. Ringrazio poi chi, e se Stefano viene qui accanto a me lo facciamo insieme, in modo speciale Achille, che come a tutti gli artisti vuole la sua libertà completa. Ha realizzato questo lavoro con lungo periodo, ma stasera non è qui con noi, perché vuole che ognuno guardi con i propri occhi quest'opera. Non è qui, ma ci ha mandato alcune parole, e le parole le legge proprio Stefano Romagnoli. Grazie Rita per l'incoraggiamento. Dicevo, soprattutto a voi piccoli bambini che in qualche maniera dovrete in qualche maniera vivere qui a Foligno ed essere molto sensibili a queste situazioni. Non è più possibile, come diceva Rita, che nel 2012 ci siano ancora fatti di guerra, fatti di sangue e tutto quello che purtroppo si vede tutti i giorni in televisione. Questo enorme, diciamo, murales che Stefano
o come Achille, insomma, ci ha voluto donare, credo che sia un'espressione molto molto interessante, soprattutto in questo, come dicevo prima, periodo storico molto particolare. Le parole che dice Rita di me, vabbè, la ringrazio perché comunque è una parte di me, insomma, che vive una vita propria, quindi la ringrazio di nuovo e aver messo a disposizione questo, e chiaramente anche a nome di tutta la mia famiglia, il muro del nostro negozio, che è al centro storico dal 1960, quindi comunque una realtà storica proprio del centro storico, credo che sia un segno per la città di Foligno, per il presente e per il futuro. Gli anni da condannato a morte e lo shock della vita all'improvviso, di Emanuela Audisio. C'era anche una foto allegata, scattata se non erro da Marco De Logu, in cui lo sguardo di Shuya Graham era come quello di colui che ha visto la fine del proprio cammino, eppure ancora vive per raccontare ciò. Pensando alle parole scritte, dove si dice che quando capisci che il tuo presente finisce senza darsi in eredità al futuro, e ad un tratto questo futuro torna prepotente fino a sconvolgerti, allora mi è venuto in mente di provare a realizzare un uomo dietro le sbarre, il cui sguardo non si ferma a 20 cm da lui, dove appunto sono collegate le sbarre, ma prosegue all'infinito, non vedendo la fine di questa strada, data dall'interruzione della vita per mano dell'uomo, ma proseguendo il proprio cammino di vita. Grazie Stefano. Buonasera, mi chiamo Nesserin. Allora, Rijana Nafek, Saudi Arabia, 24 anni, condannata a morte. La storia. Rijana Nafek, giovane musulmana, emigrò dal suo piccolo villaggio di Mutur, nello Sri Lanka, alla volta dell'Arabia Saudita, nel 2005 a 17 anni, a causa della sua pesante povertà e della sua famiglia. Cominciò a fare la cameriera e la babysitter nella città di Dawadami, finché dopo poco tempo il neonato del suo datore di lavoro morì mentre lei gli stava dando da bere del latte. Rijana fu accusata di averlo ucciso e arrestata senza che potesse avvalersi di un avvocato che la difendesse. Fu quindi condannata a morte due anni dopo, nel 2007, con un processo della dubbia regolarità, senza alcuna seria prova, fondato su una confessione da lei firmata, ignorandone però il contenuto, giacché scritta in una lingua a lei sconosciuta. Sul bimbo non fu compiuto alcun accertamento post mortem per stabilire le cause del decesso. Il governo cingalese sta attivando da tempo affinché la famiglia della piccola vittima le conceda il perdono. Walid. Hector Torres Gracia, Stati Uniti, Texas, 44 anni, condannato a morte. Hector, ispanico, di origine messicana, si trova nel braccio della morte di Livingston nel 1990, accusato di un omicidio a scopo di rapina in un magazzino commerciale, del quale si è sempre dichiarato estraneo. L'unica testimonianza a suo carico proviene dalla sorella della vittima, presente al momento del delitto, le cui dichiarazioni, però, presentano diversi punti oscuri. Un ruolo decisivo nel processo lo ha avuto il cognato di Hector, suo presunto complice, che lo ha esplicitamente indicato come l'autore dell'assassino, ricevendo in cambio l'immunità. In seconda fase del procedimento, però, l'uomo ha ritratto la sua accusa. Nessuna prova concreta ha dimostrato la colpevolezza di Hector. Nessuna sua impronta è stata mai trovata nel luogo dell'accaduto. Hector, di umili condizioni economiche, non ha potuto permettersi un buon avvocato e il tutore d'ufficio lo ha difeso debolmente e senza grosso impegno. Amici possiamo chiamarli, perché da anni intrattengono un rapporto per lettera epistolare con alcuni amici della coalizione. Ma che cos'è questa coalizione? Oggi questa coalizione, che sta per compiere 10 anni di vita, è nata da una serie di movimenti, ma da una serie anche di singole persone, che tiene monitorato oramai tutto il mondo. È calcolato che sono 17.800 circa i condannati che aspettano le esecuzioni nelle varie parti del mondo, però non si sentono più abbandonati come una volta, perché sono sicuri che guardando dalla loro cella possono guardare in un mondo in cui c'è
un momento di speranza maggiore. Sì, perché in tutte le città, in oltre 1600 città del mondo, in questa giornata, a partire da ieri, oggi e anche domani, tante persone, tanti movimenti si stanno raggruppando per chiedere all'opinione pubblica di rafforzare la richiesta per la moratoria della pena di morte in ogni parte del mondo. E quindi sta nascendo da parte loro una speranza. Alcuni di questi appelli che abbiamo letto sono persone, sono amici, come abbiamo detto prima, che dovevano essere eseguiti, ringraziando Dio non li chiamano più giustiziati, ne hanno vergogna, dovevano essere eseguiti già dal 2000, 2001, 2002, 2003, ma i paesi sono molto permeabili a quello che l'opinione pubblica sta esprimendo in questi anni. E noi in ogni città vogliamo rinnovare, non è un rituale, ma vogliamo rinnovare questa ventata di speranza che dà forza a questi amici che sono in carcere. Ma non vogliamo guardare solo agli altri paesi, vogliamo anche guardare alla situazione dei carcerati nelle nostre prigioni, e per questo do la parola a Rita. L'Italia è storico avversario della pena di morte, ma l'ergastolo ostativo è come una condanna a morte. Per alcuni detenuti è una condanna a morte al rallentatore. In tutti i paesi del mondo il condannato alla pena dell'ergastolo ha la speranza o una possibilità di poter uscire. In Italia questo non avviene. Chi è condannato all'ergastolo ostativo per reati associativi non potrà mai uscire se non collabora con la giustizia. Non sempre, quando un ergastolano non diventa collaboratore di giustizia, è per omertà, ma può non collaborare per ignoranza, per paura o perché non vuole mettere qualcun altro al suo posto. Le persone condannate all'ergastolo ostativo, anche quando hanno scontato 20-30 anni di reclusione ed hanno realizzato una radicale trasformazione interiore, non potranno uscire veramente mai dal carcere, e dunque viene a morire il fine educativo della pena di cui parla l'articolo 27 della nostra Costituzione. Nessuno è colpevole per sempre. E adesso diamo la parola a Rita Zampolini. Questa sera siamo qui per una giornata importante che, come veniva ricordato, è la giornata in cui tutto il mondo ormai si celebra un momento di riflessione, di impegno, di testimonianza per l'abolizione della pena di morte. E questo obiettivo è un obiettivo di civiltà e che noi dobbiamo perseguire in tutte le forme. Anche l'adesione della città di Foligno, deliberata alcune settimane fa, di nuovo quest'anno come lo scorso anno, su proposta della comunità di Sant'Egidio, è la testimonianza di un impegno istituzionale, quindi di un impegno ancora più forte, che stringe tutta la città e tutti i soggetti, tutti voi, tutte le associazioni della città intorno a questo obiettivo. E io penso che noi dovremmo anche cercare sempre di più di promuovere delle iniziative che vadano in questo senso, e l'auspicio che mi sento di formulare anche rispetto a quello che veniva ricordato poco fa nell'appello, di riuscire ad ottenere quantomeno di nuovo una moratoria a livello mondiale rispetto alla pena di morte. Il nostro governo l'ottenne alcuni anni fa con un'iniziativa all'ONU che venne accolta, sostenuta, e davvero fu una grande testimonianza di civiltà da parte del nostro paese, e di un'iniziativa che andrebbe riproposta e andrebbe riformulata per poter essere realizzata. Certo, un primo passo, un piccolo passo, ma un passo importante rispetto appunto ai drammi delle persone e ai drammi delle civiltà. E quindi si tratta di affermare appieno il diritto, non solo il diritto alla vita, ma il diritto appunto alla civiltà, e a fare in modo che anche i drammi
possano in qualche modo essere fonte di un futuro più civile per tutti. Convinti che la pena di morte sia la negazione del diritto alla vita riconosciuta universalmente, sia la pena finale crudele, disumana e degradante, non meno abominevole della terra.